Carla Tufano, Villa Arbusto rivive anche questa sera in uno spettacolo che prende spunto dal cratere del naufragio, custodito qui fra le mura del museo. Sì, è uno spettacolo appunto che si ispira al cratere del naufragio, alle storie dei naufragi che ci sono state anche qui a Ischia. Lo spettacolo già l'ho visto ieri, è uno spettacolo emozionantissimo, bellissimo, e si alterna, a parte un napoletano spettacolare, tutto in napoletano, si alternano poi momenti emozionanti, drammatici, a momenti anche di risata. E anche rievocativi di, diciamo, delle perdite che ci sono state proprio qui sull'isola, dei nostri uomini che si sono dedicati per tutta la vita al mare. E siamo molto contenti anche perché abbiamo dovuto aggiungere una terza replica proprio perché le prenotazioni si sono esaurite immediatamente tutti i posti. E questo è bello perché significa appunto che il teatro piace, Runga, vabbè, è seguitissimo e quindi è un punto forte sul quale dobbiamo continuare a puntare. Sarebbe bello avere anche delle strutture appunto invernali in cui ospitare questi spettacoli. L'acqua almeno in questo è un po' carente e speriamo prima o poi di avere qui, anche qui un teatro. E abbiamo visto che appunto il Museo di Villa Busto si è prestato benissimo per le serate estive. Tutti i progetti, sia dalla musica al teatro e al cinema, sono andati a buon fine, grande partecipazione di pubblico. Sì, la Villa Arbusto ormai è proprio un polo culturale completo, questa è la casa di tutte le arti e tutte le iniziative sono molto seguite dalle mostre alle conferenze, diciamo, di tema archeologico realizzate in collaborazione con i Giardini La Mortella, con Maria Angela Catuogno, al teatro e alla musica. Quindi sì, un vero successo, l'Acquamino si conferma un polo culturale e per noi questa è una grande soddisfazione.